fratellino che la volpe quando non arriva all'uva dice sempre che è acerba. Purtroppo io non lo so nei meccanismi del cervello umano cosa arriva da cosa per farti dire che e farti pensare altro. Io vi dico sempre solo una cosa, a proposito di cose: informatevi sempre prima di giudicare, prima di parlare, prima di, insomma, bisogna sapere prima di aprire la bocca. Quindi anche solo per sapere, anche solo per titolo informativo, perché comunque sia vedete che cambio tantissime auto, compro tantissime cose, servono i soldi per fare queste cose. Quindi perché non cliccate il link, parlate con il trader e cercate un nuovo metodo per guadagnare, che magari il lavoro ha un po' stufato, no? Così, solo per informarvi, per formarvi. Ciao fratelli. Poi fatti ricordare una cosa, fratellino: investire nella qualità non è mai una cosa sbagliata. Meglio una cosa buona che 100 cose non buone. Perché ti vedi questo giubbotto, no? Idrorepellente, fratellino, non si bagnerà mai. Non è come queste qui che girano oggi, capito? Sembrano stanno sotto la doccia. Poi ragazzi, per togliervi ogni dubbio, fondamentalmente perché vi propongo sempre il trading e vi dico di lavorare insieme a me con il trading, perché è sempre insieme a me, è un sistema meritocratico, cioè nel senso, se io fossi datore di lavoro e il proprietario di un'azienda e avessi la possibilità di far lavorare qualcuno, perché quel qualcuno comunque sia a me porta guadagno, cioè è lo stesso sistema meritocratico è nel trading, cioè voi lavorando, operando, se andate in profitto generate spread, quello spread che si fa il broker guadagna e mi riconosce a me una percentuale sul vostro spread, però voi fate questo solamente se ne trarrete guadagno, quindi è mia intenzione farvi guadagnare, per questo il circolo del trading fatto bene, non le truffe. Questo io lo dico per mettere a tacere tutte quelle persone che parlano senza sapere, molto probabilmente perché sono all'apice della sofferenza che gli ha generato la vita, o forse perché non hanno il fegato di credere in qualcosa e avere la grinta di andare avanti. Quindi a pro di questo io vi dico, ogni giorno sono in giro con le mie macchine, tutti sanno quali sono le mie macchine, sono a noleggio, io metto la faccia ogni giorno, vado in giro a fare la spesa, vado in giro a fare azioni quotidiane e non mi permetterei mai di truffare qualcuno che potrei trovarmi per strada, anche perché è un rischio anche per la mia incolumità. Di conseguenza, se non sapete che dire, è meglio che non parlate. Prima di parlare, informatevi sempre. Vi lascio il link. Ciao a tutti.